Palazzo Reale. L'inizio dell'esistenza dell'antico Palazzo Reale è datato alla fine del IX secolo, quando era un edificio in legno con un muro di fondazione in pietra. Da allora l'edificio ha subito diversi lavori di ristrutturazione, che hanno portato all'edificio che conosciamo oggi. Fu trasformato in un palazzo romanico in pietra dal principe Sobeslav all'inizio del XII secolo. Successivamente l'antico Palazzo Reale venne rinnovato in fantasiose forme gotiche da Carlo IV, ma venne gravemente lesionato nell'incendio del 1541, le sue funzioni di residenza reale furono così spostate nell'ala del castello intorno alla seconda corte. Le poche parti antiche superstiti, però, sono di straordinaria bellezza. La visita alle sale monumentali comincia subito appena dopo l'ingresso, con la sala Vladislao, cuore dell'appartamento reale. Raffinato gioiello tardogotico di Benedict Reed, che vi lavorò sotto Carlo IV, creando la bellissima volta a costoloni intrecciati. La sala, una delle più pregevoli di età rinascimentale, è lunga 62 metri, larga 16 e alta 13, nel passato ospitava i festeggiamenti per le incoronazioni, sedute importanti, tornei cavallereschi e balli. Dal 1920 è usata per l'elezione del presidente e la promulgazione di modifiche costituzionali. All'estremità dell'antico Palazzo Reale c'è l'ingresso alla Cappella di Ognissanti, ma generalmente è chiusa al pubblico a parte un calendario religioso molto specifico. Sala Eleidieta. Essa assomiglia un po' a un'aula di tribunale. Ciò non è un caso poiché lo scopo della dieta era svolgere affari governativi o risolvere questioni legali, una sorta di corte suprema. Un edificio con questa funzione esiste qui sin dal regno di Re Carlo IV dal 1335, e sebbene l'interno dell'edificio sia stato distrutto dal grande incendio del 1541, la stanza stessa è in gran parte la stessa, ad eccezione dei mobili più nuovi. Molte di queste questioni legali ruotavano attorno alla proprietà di terreni e proprietà. Il trono era per il sovrano, accanto a lui sedeva l'arcivescovo e le panche imbottite erano per i rappresentanti degli stati. I rappresentanti delle città reali potevano stare solo alla finestra, con un solo voto. Nuovo ufficio dei registri catastali, New Land Rolls. Per arrivarci è necessario uscire dalla dieta, girare a destra, percorrere 10 metri e salire le scale. L'Office of Land Rolls deteneva un registro di chi possedeva cosa per l'intero paese, e fu una tragedia di proporzioni storiche quando bruciò nel 1541, ecco perché il nome esistente è il nuovo Office of Land Rolls. Sulle pareti e sui soffitti si possono vedere gli stemmi non solo delle famiglie potenti, ma anche di ogni carica della struttura della corte. I land rolls erano libri contenenti i dettagli patrimoniali dei possedimenti, le decisioni del tribunale provinciale e le risoluzioni della dieta. La nuova sede conserva gli arredi originali del XVII secolo.
sale di Ludwig. Dalla parte sud-occidentale della sala Vladislav si accede all'ala Ludwig con gli uffici della cancelleria ceca. Un tempo appartamento reale, furono trasformate in stile rinascimentale per essere la sede della cancelleria imperiale. Nella prima sala avvenne la famosa defenestrazione di Praga. Il 23 maggio 1618 alcuni rappresentanti dell'aristocrazia protestante catturarono due governatori imperiali cattolici e un loro segretario e li lanciarono fuori dalle finestre facendoli cadere da un'altezza di oltre 10 metri sul letame messo lì dai contadini. Nessuno si ferì gravemente tanto che la sopravvivenza dei malcapitati fu vista dai cattolici come un segno propizio di Dio. La pratica di scaraventare ospiti giù dal castello si è ripetuta per 3 volte nella sua storia, ma in questo caso diede inizio a una guerra durata 30 anni tra protestanti e cattolici. La rivolta degli stati cechi fu il primo conflitto della guerra dei 30 anni. Scala del Cavaliere. Scala dei Cavalieri del vecchio Palazzo Reale di Praga si trova accanto alla dieta dove, scendendo 7 gradini poco profondi essi ti conducono attraverso una grande porta al terzo cortile adiacente alla Basilica di San Giorgio. Era attraverso la grande porta, ma questa volta usandola come ingresso,
che i cavalieri potevano entrare nella sala di Vladislav.